A Borghetto, provincia di Piacenza, cioè comune di Piacenza, proprio siamo a due passi dalla città. L'idea, i proprietari del terreno hanno avuto l'idea di consentire l'accesso al frutteto per raccogliere frutti in base ai propri gusti, eccetera. Io sono stato chiamato a realizzarla e la prima cosa che ho detto da agronomo è che un'iniziativa del genere non sta in piedi, perché non è una frutticoltura, diciamo, intensiva. A proposito, in questa sede pensavo di sentirmi un po' un pesce fuor d'acqua, invece mi rendo conto che stiamo facendo una frutticoltura altra, che basta dire questo dato, che noi il frutteto attualmente in produzione sono 8 ettari e produciamo 1000 quintali di frutta. È una cosa che fa ridere qualunque. Se pensate che a Ferrara coltivano il pero e devono produrre 600 quintali ettaro per pagare le spese. Dopodiché, se ne produci 700 guadagni qualcosa, se fai 550 sei in grosso. Quindi questa è la frutticoltura intensiva, per esempio 8 ettari di rampone. Mi ha detto il proprietario, prova a assaggiare quella fragola. Una fragola immangiabile, cioè era un frutto vestito da fragola, proprio, però questo viene imposto perché è l'unico frutto che dura 4 giorni sullo scaffale. E dice, io da agricoltore mai avrei prodotto un frutto del genere, per dire il potere proprio anche nelle scelte culturali, nel biologico, ma per ragioni, a mio avviso, abbastanza filosofiche più che pratiche. Appena il frutto è allegato e comincia a ingrossare, sospendiamo ogni trattamento, cioè non si fa nessun trattamento di pre-raccolta, tanto meno post-raccolta, niente per aumentare la produzione, quindi niente ormoni, niente stimolanti e tutto quanto,